Torna a mani vuote l'Arezzo Calcio Femminile dalla trasferta contro il Napoli. Al centro sportivo di Cercola le padrone di casa partenopei si sono imposte per 3-0 grazie alla doppietta di Giacobbo e il gol di Di Martino, riprendendosi così la vetta della classifica. Per le Amaranto comunque una buona prova, soprattutto nel primo tempo, quando hanno sfiorato il vantaggio al 31esimo con un colpo di testa di Cagnina. Il primo tempo avevamo subito veramente poco, sicuramente un po' della loro pressione, però grandi situazioni Napoli non aveva avuto. Poi abbiamo provato, diciamo, qualche volta a concedergli qualche situazione inopportuna, e poi alla lunga è normale che se si sbaglia ci sta di subire gol, e quindi è venuto un gol, un nostro errore, ma sullo 0-0 diciamo che la palla più clamorosa e netta l'avevamo avuta noi sul colpo di testa di Cagnina. Poi è normale che il secondo tempo abbiamo fatto un nuovo errore, gli abbiamo dato una palla all'interno del campo su un fallo laterale e abbiamo subito il secondo gol. Normale, subisci il secondo gol a Napoli, la partita diventa veramente difficilissima. Ma noi avevamo deciso di giocare tutte le ultime partite cercando di fare risultati e di vincere. Anche con il Cittadella abbiamo fatto un'ottima gara, purtroppo abbiamo fatto un errore, l'abbiamo pagato caro, e da qui alla fine cercheremo di fare più punti possibili, se possibile, me lo auguro, vincere con il Ravenna, comunque fare un'ottima gara, e poi ce l'andremo a giocare a Roma con Lazio. Quindi da qua alla fine ci sono ancora due gare, dovremo fare il massimo e il meglio di quello che sappiamo fare.